per me è un po' imbarazzante tenere la relazione dopo il professor Sagnaro, perché ovviamente riconosco l'eccellenza, riconosco. Sì, anch'io. Sì, no, quindi di fronte a tale eccellenza io mi faccio piccolo piccolo, però diciamo sono qui e dato che sono qui parlerò. Allora, il tema della mia, anche se vuoi scappare via appunto dopo la relazione del professor Sagnaro, il mio tema è il ruolo epigenetico dei vitamine e minerali minacci, quindi una cosa appunto abbastanza piccola, specifica, che abbiamo visto quanto invece conti una dimensione che vada ben oltre magari e diciamo situazioni specifiche in cui può essere l'apporto del singolo aminoacido o della vitamina. Però difatti proprio per questo io volevo iniziare così accennando come i principi della longevità, quindi la longevità in salute ovviamente, perché campare 100 anni ammalati credo che non interessi a nessuno, in realtà siano appunto legati a tanti fattori. Come sappiamo, dei fattori più importanti è quelli della moderazione. La moderazione in tutto, ma la moderazione senz'altro anche nell'alimentazione. Quindi vuol dire, per esempio, regola dell'80%, che significa anche fermarsi di ingurgitare cibo quando si è già sazi all'80%, ma io uso anche la regola dell'80% per dire seguiamo un'alimentazione il più possibile corretta almeno l'80%. Vuol dire che su 10 pasti 8 devono essere pasti veramente dal punto di vista nazionale corretti, 2 possono essere anche, diciamo, non necessariamente, diciamo, secondo quegli diciamo, concetti della dieta, che può essere la dieta mediterranea, che può essere la dieta del paleolitico, che può essere comunque una dieta finalizzata a migliorare tutti i vari parametri che vedremo poi, che sono l'infiammazione, l'aggregazione, l'equilibrio acido-base, l'equilibrio tra i vari acidi grassi, eccetera. Ovviamente questo nell'ottica anche di una sostenibilità di un certo tipo di approccio, perché viviamo in un mondo dove è ovvio che mangiare sempre in maniera ottimale non è possibile. Per esempio oggi non era proprio possibile, dato, e poi perché non sappiamo che quando si vanno ai convegni, insomma, ecco, però diciamo semina in anno lì c'è chi insanire, non è un problema. Poi un'altra caratteristica importante è il fatto che la maggior parte dell'alimentazione, buona parte dell'alimentazione, deve essere basata su alimenti di natura vegetale, quindi ovviamente verdura, anche frutta, magari più verdura che frutta, diminuire le proteine, soprattutto quelle di origine animale, soprattutto quelle di carne lavorate, processate. Il vino rosso rientra tra le buone abitudini, si è visto che chi consuma almeno un bicchiere di vino fino a 14 bicchieri di vino definiti con metà di alcol alla settimana, non solo per l'alcol, perché in realtà il vino apporta anche vari polifenoli, sappiamo che chi fa questo consumo vive più a lungo di chi invece non è completamente astemio. E poi sappiamo come il vino rosso fa parte della nostra tradizione mediterranea. Avere un piano di vita, cioè avere un proposito, avere una direzione, molto importante, avere delle credenze, credenze positive ovviamente, quindi avere degli interessi dal punto di vista spirituale, dal punto di vista religioso, dal punto di vista etico ovviamente, questo è molto importante. Si è visto che le popolazioni più longeve al mondo spesso hanno anche tutte, diciamo, una tendenza ad avere questa, diciamo, spiritualità interna. Rallentare, lavorare meno, riposare, prendersi delle vacanze, perché viviamo in una società talmente competitiva che ci porta a lavorare sempre, anche di domenica. Ok, qualche volta si può fare, ma non sempre, bisogna prendersi un po' di riposo. Movimento, attività fisica, fondamentale. Noi siamo programmati geneticamente ed epigeneticamente per muoverci. L'uomo nel paleolitico per sopravvivere doveva continuamente andare a procacciarsi cibo, e questo lo faceva appunto andando in giro, facendo chilometri ogni giorno a cercare il cibo, che non arrivava così, non c'era, diciamo, la distribuzione alimentare che c'è adesso, che noi troviamo il cibo ovunque.
importante creare un network di relazioni sociali fondamentali, sia per un discorso di tipo di interazione sociale, sia psicologico, sia di sostegno. Un aneddoto: un mio amico medico in un corso organizzato da me ha portato ad esempio una storia in una cittadina in America, che era diventata particolarmente, diciamo, interesse di studio da parte di scienziati, perché si era visto che erano praticamente longevi e soprattutto morivano pochissimo rispetto ad altre città, anche limitrofe, di malattie cardiovascolari. E quindi gli scienziati, i medici, gli studiosi, gli biologi sono andati a studiare se ci fosse qualcosa dal punto di vista ambientale o di stili di vita che potesse essere responsabile di ciò. Era una cittadina fondamentalmente di minatori, che quindi facevano tra l'altro un lavoro usurante, particolarmente impegnativo anche dal punto di vista fisico, e che tra l'altro facevano un'alimentazione anche fondamentalmente, come si potrebbe definire, scorretta, cioè mangiavano, si radunavano quasi tutti, spesso alla sera, nelle baracche dell'uno o dell'altro, a, tra virgolette, festeggiare, bevendo, mangiando, eccetera. Al che veramente era una cosa, un mistero, questo fatto di questa scarsa, diciamo, incidenza di malattie cardiovascolari. È stata monitorata nel tempo questa popolazione e si è visto successivamente che man mano che c'è stato un aumento del tenore di vita della popolazione, cioè i figli di questi minatori che grazie ai sacrifici dei genitori sono potuti andare all'università, laurearsi, diventare magari chi ingegnere, chi medico, chi avvocato, chi commercialista, però poi dopo nella stessa cittadina hanno comprato la villa, si sono fatti la bella casa col giardino e magari anche il mutuo un po' impegnativo, dopo un tot alla fine la percentuale di malattie cardiovascolari erano diventate le stesse che nelle altre città. Quindi questo vuol dire che non è importante solo cosa si mangia, ma anche come si mangia e anche con chi si mangia. Quindi tenete conto di ciò, perché quando magari siete in una situazione al lavoro e mangiate in fretta, eccetera, non è la stessa cosa se mangiate tranquillamente, seduti magari in compagnia di una persona alla quale volete bene, con cui vi trovate in sintonia, un amico, mangiare con gli amici, e non magari invece mangiare in un contesto lavorativo anche disturbante. E ovviamente un altro valore molto importante è quello di far sì che la famiglia sia una priorità. Ecco, l'invecchiamento. Questi sono tre modelli differenti di invecchiamento. Questo è un modello fondamentalmente di invecchiamento genetico. Questa è Jeanne Calment, che è considerata la francese, la donna più longeva di tutti i tempi. È vissuta fino all'età di 122 anni. E intervistata, praticamente, lei diceva che il segreto della sua longevità era che mangiava tutti i giorni due uova al giorno, per dire, e oltre il vino, però fumava anche, quindi pensate anche fumatrice, si è arrivata a 120 anni fumando. Evidentemente questo è un esempio tipico della genetica. Ha 100 anni ha smesso lei. Sì, no, lo so, ha smesso 100 anni. Vabbè. E questo invece è Bob Del Montec, e questa foto è stata fatta all'età di 87 anni. Okay? È morto a 92 anni in seguito a una polmonite dopo aver corso una maratona. E sapete che una maratona può diminuire le difese immunitarie per disponere di orto, cioè le malattie di tratto spinale. Esatto. È deceduto, però è morto bene, ha vissuto fino a quell'età, diciamo. Invece la maggior parte delle situazioni di longevità che noi ci possiamo aspettare sono queste, nel senso che sì, l'aspettativa di vita media si è allungata nel tempo, ma in realtà si è anticipato il tempo di malattia. Se fino a decine di anni fa il tempo di aspettativa media in salute era fino a 65 anni, adesso è poco più dei 60 anni, cioè quindi dopo i 60 anni quasi tutti hanno una o più malattie di tipo cronico degenerativo. E questo ovviamente non credo che possa fare piacere ad alcuno. Bene, allora noi sappiamo, abbiamo visto come la genetica ovviamente possa avere un impatto notevole, ma in realtà la genetica, tramite interventi nutrizionali, stili di vita e l'ambiente, quindi l'ambiente ovviamente comporta anche l'eventuale esposizione o meno
a sostanze intossicanti, a radiazioni, interferenze elettromagnetiche, eccetera, è quello che ne può determinare il fenotipo. Quindi ormai noi sappiamo che noi non siamo costretti dalla genetica, bene, ma in realtà molto dipende dall'epigenetica. Un famoso fisico, Edoardo Boncinelli, che ha scritto decine e decine di libri appunto sull'epigenetica, diceva che il destino dell'uomo era condizionato fondamentalmente a tre fattori: la genetica, il caos e l'ambiente. Considerando l'ambiente, sia l'ambiente esterno, cioè dove viviamo, luoghi, gli spazi, eccetera, che quello interno dell'uomo nelle sue tre dimensioni, cioè quella fisica, quella mentale e quella emotiva. Ebbene, ovviamente sulla genetica non possiamo fare niente, perché la genetica è quella, ok? E nemmeno sul caos possiamo intervenire, perché è una questione, noi di fortuna o meno, il caos, quello che può succedere accidentalmente. Noi possiamo invece intervenire molto sull'ambiente e su quello che noi possiamo decidere di fare. Quindi se noi vogliamo, diciamo così, dare un senso alla nostra vita, allora è giusto che con le nostre azioni sappiamo che possiamo stabilire la direzione nella quale noi possiamo andare. E quindi questo è molto importante, proprio perché tramite l'epigenetica noi possiamo agire al di sopra dei geni. Infatti epi vuol dire proprio sopra, dal punto di vista etimologico in greco vuol dire sopra i geni, facendo in maniera che il codice genetico determini quali geni vengono espressi o meno, e di conseguenza quali proteine vengono poi decodificate da questi geni. Sono poi le proteine sotto forma soprattutto di enzimi che sono quelli che poi dopo fanno in grado che si sviluppino determinati metabolismi, si verificano certe reazioni di tipo biochimico, eccetera. La genetica è quella che fa sì che due bambini, due gemelli siano perfettamente uguali alla nascita, ma poi a seconda dei loro stili di vita possono diventare uno per esempio molto grasso, sviluppando molto peso adiposo, e l'altro molto meno. Questo è un effetto epigenetico, non necessariamente alla base una grandissima differenza genetica. A questi livelli forse sì, però è per stabilizzare il concetto che il tipo di allenamento fisico, che ha una notevolissima, non ne parleremo oggi, ma anche l'attività fisica ha un impatto epigenetico enorme, può condizionare uno sviluppo del fisico, quindi diciamo un aspetto esteriore, un fenotipo completamente diverso dal maratoneta al bodybuilder. No, quindi l'informazione epigenetica, il codice epigenetico è quello che alla fine dà l'informazione al DNA per come si deve esprimere. Quindi l'alimentazione, lo stress, l'attività fisica esercitano enormi influenze epigenetiche. Ed è questo che esprime proprio e giustifica e spiega l'estrema variabilità che esiste. È il tipico, famoso esempio dei topi agouti, che praticamente hanno un gene modificato, per cui diventano obesi e gialli. Agendo su questo gene, quindi modificandolo con una metilazione, praticamente il topo, nonostante avesse geneticamente quel problema genetico, invece diventa come un topo normale, magro e con il pelo marrone. La metilazione è, assieme alla cetilazione, assieme ad altri meccanismi di tipo biochimico, è assolutamente uno dei metodi con i quali noi, tramite anche micronutrienti, vitamine, una serie di situazioni, siamo in grado proprio di influenzare epigeneticamente i geni. Attenzione, perché ovviamente se noi metilando silenziamo un gene, se silenziamo un gene oncogenico, cioè un gene che favorisce i tumori, ovviamente sentiamo una cosa positiva. Se un eccesso di metilazione, addirittura c'è silenzio, un gene oncosoppressore,
è una cosa negativa. Quindi, come sempre, l'equilibrio. Quindi anche questo è un messaggio, perché quando poi dopo si parla di integratori che hanno un effetto positivo, per esempio i classici integratori donatori di metili che servono per la metilazione, che molto facilmente abbiamo delle carenze che si traducono magari già a livello ambulatoriale, a livello clinico o a livello chimico in l'omocisteina alta, per esempio, in una tipica situazione di un deficit di metilazione, attenzione a non esagerare con la metilazione, perché se noi metiliamo troppo possiamo anche sopprimere in realtà dei geni che sono oncosoppressori. Quindi, come sempre, l'equilibrio. Questa è una tabellina per far vedere che fondamentalmente la salute è in maniera limitata legata all'accesso alle cure, ospedali, eccetera. È un 20% legato alla genetica, ma soprattutto è legato all'ambiente e ai comportamenti. È previsto che nel 2020 aumenteranno ulteriormente le malattie di tipo cronico degenerativo che affliggono ormai i nostri secoli. Questo soprattutto dovuto al fatto che ormai c'è un'alimentazione completamente basata su cibi industriali e anche uno stile di vita sedentario oltre che stressogeno. Cioè, e di conseguenza tutto questo ci porterà continuamente a un peggioramento generale della salute pubblica se non sarà in grado di fare un'inversione tendente. Uno dei casi è l'enorme consumo di zucchero, che fino magari a un centinaio d'anni fa la popolazione consumava al massimo un chilo di zucchero all'anno, adesso credo si sia arrivati al consumo intorno a 70 kg o qualcosa del genere della popolazione media. Quindi pensate, e lo zucchero ormai è dimostrato che è in grado di dare problematiche notevolissime a livello non solo per il discorso della glicazione, che sappiamo essere una reazione che causa dei danni diretti, ma anche proprio perché lo zucchero ha degli effetti di tipo dismetabolico paragonabili a quelli dell'alcol, è in grado addirittura di creare dipendenza. Pensate che dei topi resi dipendenti dalla cocaina, nel momento in cui si è somministrato lo zucchero alla cocaina, hanno preferito lo zucchero alla cocaina, erano più drogati di zucchero piuttosto che di cocaina. Quindi capite come bisogna stare veramente attenti. Purtroppo la nostra medicina convenzionale invece è abituata ad un approccio di tipo sintomatologico, dove si è portati quindi se abbiamo un reflusso gastroesofageo tendiamo a dare inibitori di pompa protonica, senza invece cercare di capire prima perché abbiamo un reflusso gastroesofageo. Ci sono tante ragioni, che può essere appunto lo stress, può essere un'alimentazione sbagliata, ricca per esempio di cibi raffinati, zuccheri, eccetera. E così via, tanti altri esempi. Il fatto che si dà le statine subito appena il colesterolo è alto, o i farmaci ipertensivi quando la pressione è un po' più alta, senza andare a vedere perché la pressione è alta. Purtroppo questo è il dato di fatto che la maggior parte delle persone si trovano a dover affrontare quando vanno dal medico. Quali sono le cause principali di queste malattie croniche di tipo generativo? Beh, senza dubbio anche il fatto dell'invecchiamento della popolazione, perché ovviamente invecchiando di più la popolazione abbiamo più persone che tendono a manifestare queste problematiche, che invece se la gente muore prima magari non si manifestano. Ma senza dubbio un'alimentazione che abbiamo visto essere completamente sbilanciata, l'aumento di tossicità nell'ambiente. Pensate che ogni anno vengono messi, in America, ogni anno vengono messi nel mercato qualcosa come 100.000 sostanze chimiche nuove ogni anno. Cioè, quindi c'è veramente ormai un aumento. Si è parlato dei glifosfati, questo è un esempio, ma ce ne sono non so quanti. Poi normalmente si vede la tossicità di quella sostanza e si dice no, beh, ma comunque è nel range della tollerabilità, sì, magari quella, ma ce ne sono altri 100, per non dire altri 100.000, non c'è un effetto sommatorio? È certo che c'è. Quindi purtroppo questo è un grosso problema. Ovviamente, dicevamo prima, vivere dentro, cioè la gente ormai siamo sempre chiusi, ci andiamo alla macchina, entriamo in ufficio, cioè è chiuso con aria condizionata o riscaldamento tra l'altro, e quindi poca esposizione al sole, quindi scarsa vitamina D, ma anche poco ossigeno, quindi
Vivere a chiusa significa non solo poca vitamina D, ma anche poco ossigeno, è un grosso problema. Vita sedentaria e anche la perdita un po' di, quella, di quel senso della famiglia che ci ha sempre accompagnati nelle nostre tradizioni. In America già da tempo si è perso completamente, noi in Italia resistiamo un po' di più, abbiamo l'abitudine di mangiare a pranzo insieme con la famiglia, cosa che in America ormai è sparita da decenni, però ci stiamo orientando anche noi verso quel modello, stiamo prendendo tutto quello che è negativo, diciamo, dei modelli oltreoceano, e invece dovremmo cercare di tenere quello che invece c'è cioè, di buono nelle nostre tradizioni. Se mi può dare 5-10 minuti, dovrei. Quindi tutte queste situazioni in realtà portano a quello che abbiamo già visto, low-grade inflammation, cioè un'infiammazione di basso grado cronica, che poi è foriera di tutte queste patologie. Cancro, malattie cardiovascolari, Alzheimer, Parkinson, diabete, artriti, malattie autoimmuni, malattie neurologiche in genere, ma anche polmonari. Quindi questa infiammazione è veramente alla base di tutto. Ma la causa dell'infiammazione, abbiamo visto, sono tutte quelle cose precedenti. E l'infiammazione causata anche dalla acidosi, causata dall'alimentazione sbagliata, causata anche semplicemente dallo stress. Pensate che anche solo lo stress è acidificante, cioè si è visto che se uno si arrabbia il suo pH si abbassa, si è visto che fare solo 20 minuti di meditazione è in grado di alzare il pH, perché il parasimpatico è basificante, l'osso simpatico, quello che si attiva in situazioni di emergenza, invece è acidificante. Ci vuole un equilibrio fra tutte e due, yin e yang, non è che bisogna sempre stare in parasimpatico, ma non si può neanche stare sempre in simpatico. Purtroppo molti di noi lo sono, sempre. Io stesso ho vissuto questa esperienza, è stato un periodo in cui mi sono accorto che avevo una forte situazione di stress, che sarà tradotto anche nel flusso gastro esofageo. In effetti, colpa dei terziani, ero in giro sempre tutti i weekend, come anche questa domenica, no scherzo, però per vari motivi, sempre weekend, seminari, congressi, conferenze, come discente e come docente, perché io mi considero ancora un allievo, quindi vado anche ad assistere ai convegni di altri, alle lezioni di altri, però facendo con la clinica in ambulatorio, facendo tutto un sacco di cose, non rinuncio mai al mio allenamento, però quando il tuo spazio di allenamento ti ritaglia fatica, magari al mattino presto di corsa, magari diventa uno stress, se non ho vissuto bene. Ero arrivato a un livello di stress che se ne stava dando delle problematiche di un certo tipo che si sono evidenziate in varie maniere e mi sono reso conto, per esempio facendo la Rabiti, cioè che è un programma che ti permette di vedere la tua varietà cardiaca e vedere il livello di attivazione simpatico e parasimpatico, io ero sempre in attivazione simpatica. Tanto è vero che quelli che mi avevano portato questo software e me l'avevano spiegato mi hanno trovato sin terminati, io per la settimana non faccio neanche le scale perché... E ho cominciato a dare più spazio agli esercizi di respirazione. Io facevo e conoscevo le tecniche di training autogeno, le facevo quando ero stato un campione nel mio sport, le praticavo perché già allora avevo avuto la consapevolezza dell'importanza di questo tipo di pratiche. Poi dopo un po', per motivi anche di tempo, perché purtroppo, in effetti, se uno deve allenarsi, se uno deve fare stretch, se uno deve fare meditazione, se uno deve cucinare, cioè la giornata vola via, se uno non deve lavorare, alla fine uno dice ma io non ho tempo per fare queste cose, quindi io magari certe cose le ho messe da parte, quando invece sono importantissime. Quindi infiammazione che porta poi a uno stress ossidativo, e abbiamo visto come lo stress ossidativo ha un effetto completamente negativo a livello mitocondriale, cioè è in grado appunto di creare dei danni a livello mitocondriale che poi si traducono appunto con invecchiamento e malattia. Quindi siccome ormai dovremmo esserci reso conto tutti che il mitocondrio e anche la matrice extracellulare rappresentano quegli elementi fondamentali per il mantenimento della nostra salute, quindi dobbiamo lavorare per far sì che il mitocondrio sia. Altrimenti, vedete, il cuore subisce tutte queste, diciamo, interferenze da tutte queste situazioni. Cioè un basso livello di omega 3, una proteina C reattiva, un eccessivo livello di LDL, troppa insulina, bassa HDL, alti livelli di glucosio, un deficit di produzione assolutistica, insufficiente vitamina D, nell'uomo basso testosterone
e invece nella donna bassi livelli di estrogeni, un eccesso di luminogeno, di omocisteina, la pressione alta, la vitamina K bassa, l'eccesso di colesterolo, soprattutto di colesterolo ossidato, tutte queste cose. Quindi cosa bisogna fare? Una persona bisogna vedere, perdere del tempo, capire come mangia, se mangia cibi raffinati, acidi grassi idrogenati, se si fa esercizio fisico, se magari si può vedere dei test per vedere se ha un livello di radicali liberi elevato e se ha un potenziale antiossidante idoneo, vedere appunto il bilancio elettrolitico, la situazione dell'equilibrio acido base, se sotto stress, se dorme abbastanza. E poi ovviamente qui veniamo a quello che doveva essere la relazione, ma che teoricamente per essere esaustiva ci vorrebbe un giorno intero, ma darò qualche input e basta, sul fatto che noi possiamo intervenire ovviamente anche con l'utilizzo di integratori, quindi vitamine, minerali, aminoacidi, per agire diciamo con un effetto di tipo epigenetico. E si è visto che appunto un apporto ottimale di micronutrienti, soprattutto diciamo nell'anziano, è in grado assolutamente di migliorare l'effetto enzimatico, ok? Quindi nel momento in cui migliora l'efficienza degli enzimi, migliora ovviamente tutta l'efficienza del nostro organismo. Circa 50 malattie di tipo genetico sono dovute a una insufficienza enzimatica, che può essere migliorata con l'amministrazione di vitamine, che sono quelle che entrano nei coenzimi appunto preposti a far sì che quelle, quelle funzioni metaboliche, quelle reazioni biochimiche avvengano nella giusta maniera. La vitamina D sappiamo com'è importante, ormai si sa che la vitamina D non è importante solo per le ossa, ma è importante per il cuore, abbiamo visto prima, è importante anche a livello di prevenzione del tumore. I recettori si è visto che praticamente la vitamina D è in grado di dare uno stimolo a livello dei geni, di determinati geni, proprio inducendo o reprimendo la loro espressione, quindi effetto epigenetico anche della vitamina D. Appunto, dicevo prima, di vitamine come per esempio la vitamina B6, la B12, che sappiamo importanti per il metabolismo dell'omocisteina, che sono dei donatori di gruppi mietilici, quindi esercitano questo effetto di metilazione. La vitamina E, il licopene, che diminuiscono il rischio di cancro, quindi è molto importante quando si parla di vitamine e minerali non ragionare solo in termini di carenza, come tanti, perché la carenza è solo quella cosa che non ti fa venire una malattia conclamata. La carenza di vitamina C è quella che ti fa venire lo scorbuto, e basta un tot di vitamina C per non avere lo scorbuto, ma da far sì che tu abbia un organismo che funziona in maniera ottimale e lo scorbuto ce ne passa. Quindi bisogna ragionare in termini di dosi ottimali di vitamine, minerali, micronutrienti, aminoacidi per far funzionare il nostro organismo nella maniera migliore. E questo richiede ovviamente tutta una serie di valutazioni che devono essere personalizzate, ok? E difatti normalmente in questo studio dice che un apporto subottimale, non una carenza, ma un apporto subottimale di vitamine è un fattore di rischio proprio per la popolazione soprattutto adulta. Aminoacidi, la leucina è un aminoacido per esempio di cui si parla molto soprattutto nell'ambito dello sport, perché è in grado di stimolare la massa muscolare, ma se ne parla anche nell'anti-aging, in formulazioni finalizzate a prevenire la sarcopenia, che sapete che è quella situazione che già inizia, a volte già semplicemente dopo 50 anni, che comporta la perdita di massa muscolare progressiva. Quindi per contrastare ciò, ovviamente, oltre che l'esercizio fisico e l'alimentazione, alcuni integratori si è visto, per esempio quali anche gli omega 3 e la leucina, l'HMI, l'idrossimetilbutirato, possono essere particolarmente utili per contrastare questa perdita di massa muscolare. E la leucina, per esempio, si è visto che agisce anche a livello dell'espressione genetica, non solo come stimolazione della mTOR, che è un pathway che attiva la sintesi proteica, ma anche proprio con interazione con i geni. Quindi, chiudo, quindi noi dobbiamo, vado più veloce possibile, ecco, quindi noi dobbiamo fondamentalmente capire che anche questi indicatori, per esempio i fitonutrienti,
che non sono mai identificate, agiscono tramite un meccanismo che è quello di tipo adattogeno ormetico. Cioè nelle piante ci sono soprattutto per contrastare come dei piccoli veleni per evitare che gli insetti li mangino. Questi piccoli veleni introdotti in dosi non troppo elevate nel nostro organismo, in proporzione alla nostra corporatura, ovviamente un insetto ha un peso ovviamente che è un miliardo di volte più del nostro, nel nostro organismo hanno un effetto di stimolo, di adattamento ormetico e favoriscono delle risposte positive per la salute. Il resveratrolo, che visto che è in grado di simulare la dieta ipocalorica, e oggi c'è una grandissima letteratura su anche l'effetto del microbiota intestinale, perché i nostri batteri producono micronutrienti particolari, dagli acidi grassi a catena corta, dalla vitamina K, da varie anche diciamo, sostanze che vengono prodotte all'interno, che hanno un effetto antigenico. Questi sono gli integratori, possiamo dire, nutraceutici, che possono essere più utili per avere uno stimolo di epigenetico nell'ottica di mantenere una stabilità genomica e quindi evitare il rischio di cancro, tutti il glutaminico minerale, il gamma tocoferolo, l'acido di cisteina, la vitamina D3, minerali con soprattutto zinco, selenio, omega 3, fitochimicali, per esempio, resveratrolo, la curcumina, l'epigallo catechina dal latte, nel tè verde, il sulforano presente, come sapete, nelle prese di cace, cavolo, broccoli, eccetera. Quindi no, però non ci sono. Non aspettatevi che ci siano più di tanti studi in merito, perché ovviamente tutte queste sostanze non si possono brevettare, e le industrie farmaceutiche invece ovviamente lavorano più nell'ottica di trovare un farmaco che possa essere la soluzione di un problema, questo non avverrà mai, perché noi siamo tutti in mezzo a un insieme di situazioni. Quindi quello che bisogna fare, bisogna agire qua, un range di interventi da senz'altro delle diagnostiche precoci, quindi per vedere le situazioni del preclinico prima che si manifesti la malattia, ma sugli stili di vita, i comportamenti, la nutrizione, il bilanciamento ormonale, vitamine, nutrienti, gestione dello stress, esercizio fisico. Se fossimo in grado di fornire a ciascuno di noi la giusta dose di nutrimento e esercizio fisico, non c'è un indicatore, l'abbiamo trovato, vedete tutto. Questo lo diceva già Ippocrate nel 400 a.C., io dico, nasciamo come siamo, diventiamo come mangiamo, come ci muoviamo, come pensiamo. Cioè nasciamo come siamo, coi geni che abbiamo, quelli sono, ma noi diventiamo sulla base dei nostri comportamenti. Qua un piccolo omaggio a Cellfood, quindi credo che mi siano lasciati 30 secondi in più, io sono sostenitore dell'approccio nutrizionale personalizzato, lo faccio tendenzialmente secondo il concetto dei morfotipi, dei biotipi, partendo anche un po' da Ippocrate, che ovviamente è stato il primo, beh non il primo perché esistono anche la medicina cinese, la medicina, e fondamentalmente semplificando ci sono due grossi morfotipi dove si differenzia le persone che vengono identificati secondo la distribuzione del grasso, quello che è in sovrappeso in maniera androide che accumula grasso nella parte superiore e quello che invece accumula grasso nella parte inferiore, uno più di tipo maschile, quello androide infatti, nella parte superiore, invece nella parte inferiore più femminile, però non necessariamente possono appartenere poi ai due sessi sia l'uno che l'altro. L'iperlipogenetico che tendenzialmente tende ad avere dei problemi a livello di predisposizione al diabete per una prevalenza dell'asse ipertrofico surrenale, quindi eccessivo cortisolo che alza la glicemia e quindi provoca il diabete, questi sono gli integratori che io consiglio, proprio la vitamina C, proprio perché sostiene i surreni nella produzione del cortisolo, di mRNA non c'è più, però a questo caso adesso io do multivitamina per avere un effetto di abbassamento della cistina, dai Swift Goce, carnitina importante proprio per abbassare il livello anche di colesterolo e di cerebri. E di polipolitico invece vitamina C, in questo caso più in funzione del problema circolatorio che tipicamente hanno questi soggetti, e facilita anche l'assorbimento del ferro, dato che è tendente anche all'anemia, e sempre dai Swift perché favorisce l'utilizzo diciamo di grassi a scopo energetico, metilsulfonilmetano che normalizza la funzione gastrointestinale, queste persone sono tutte esposte a malattie a livello gastrointestinale, quindi anche allergie dai quali poi magari e anche malattie di polsi immune, e same, molto importante, soprattutto di insulinomicronina per la disposizione dell'epatico che sempre in questi soggetti è deficitario. 16 dicembre a Parma, integrazione per il dimagrimento, quindi chi vuole venire può. E poi segnalo a tutti il corso che parte a gennaio, 20 gennaio, di medicina funzionale metabolica,
che diciamo, ci sono avvicinato in America frequentando appunto la scuola internazionale di Frankfurt of Medicine e riporto buona parte delle conoscenze acquisite in quel contesto. Segnalo il sito www.agemoni.com, che è un portale dove scrivono vari autori, un portale di informazione sulla salute. Questa è la mia pagina Facebook e qui c'era un video che, come al solito, i video non partono mai. Riesci a farlo partire? La salute ogni giorno è a portata di mano. Puoi pensare che non ti riguardi. O puoi scegliere di coglierla, proteggerla, diffonderla. E per diffonderla ci sono anche artisti, professionisti, imprenditori, persone famose che saranno premiate da Italian Health Award, un evento dedicato alla cultura della salute. A Italian Health Award aspettiamo anche te, perché anche scegliere di esserci è una scelta di salute. Questo è un evento che un gruppo di persone ha deciso di organizzare nell'ottica di promuovere e premiare anche le persone che si sono dedicate, o hanno in parte dedicato, diciamo, il loro tempo a promuovere dal punto di vista mediatico, quindi anche cercando di dare una certa risonanza nei media, per quello che riguarda i concetti legati all'alimentazione, alla salute e al benessere, nei vari campi di applicazione che vanno dalla radio, alla televisione, all'industria, al mondo dell'arte, fino anche appunto ovviamente allo sport, ma anche ovviamente la ricerca, eccetera. Quindi più o meno in 12 categorie sono premiate le persone che sono riuscite a dare, diciamo così, un messaggio che è riuscito a passare, è riuscito a raggiungere tante persone dal punto di vista mediatico. Grazie.